Ciao e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama. Io mi chiamo Anna Maria e oggi vi insegnerò a preparare il crumble alla cannella con mele e cioccolato. Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto. Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 15 minuti per la preparazione e 30 minuti per la cottura. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 6 persone e il livello di difficoltà è minimo. Ecco i prodotti per la ricetta di oggi. Farina di tipo 00 Pam Panorama, zucchero bianco, cioccolato fondente extra dark, ricotta, uova d'allevamento a terra grandi, burro a ridotto contenuto di colesterolo, mele renette o golden, lievito, cannella in polvere e vaniglia. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. 300 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci, 90 g di zucchero, 90 g di burro, 90 g di cioccolato fondente, 250 g di ricotta, 2 mele renette o golden, un uovo grande, mezzo baccello di vaniglia, un cucchiaino di cannella in polvere. La ricetta di oggi, il crumble con le mele, è un dolce molto semplice che possiamo preparare sia in estate che in inverno, utilizzando le diverse mele che la natura ci mette a disposizione. Le renette, per quanto riguarda lo sviluppo della ricetta invernale, e una golden, per esempio, come mela un po' per tutto l'anno e nello specifico nelle stagioni un po' più calde. Con un pezzettino di burro andiamo ad imburrare, appena appena ammorbidito così, andiamo ad imburrare tutti gli estremi della nostra tortiera, così da rendere poi più semplice il distribuire e porzionare il dolce una volta fatto. Andiamo a procedere con la preparazione della farcia, che sarà quell'ingrediente che sarà inserito fra due strati di pasta frolla un po' sbriciolata e lavorata velocemente, che è il crumble appunto, per cui la nostra ricotta, una ricotta vaccina, e abbiamo già preparato gli ingredienti che andranno ad inserirsi all'interno di questa farcia medesima, quindi le spezie, la nostra vaniglia e la cannella, quindi la spezia che ben si sposa con le mele in generale, un cioccolato fondente, quindi un po' amaro con un po' di personalità, e la mela che abbiamo già tagliata in piccola dadolada. Quindi la lavoriamo un po', aggiungiamo le due spezie, il cioccolato tritato grossolanamente in questo caso. Se preferite velocizzare ulteriormente questa operazione scegliendo delle gocce di cioccolato fondente che Pam Panorama mette comunque a disposizione, è una scelta che potete fare tranquillamente. A questo punto la parte finale, si sente già un ottimo profumo grazie alle spezie, la parte finale, le mele, si mescola un po' e si lascia riposare qualche minuto mentre andiamo a preparare la nostra frolla in un certo qual modo, così un po' sbriciolosa. Così. Come si fa la base di questo dolce? Semplicemente con le mani, senza bisogno di strumenti di nessuna natura, in quanto è un dolce, è una pasta molto molto friabile, meno la si lavora meglio è. Per cui anche in questo caso gli ingredienti li abbiamo già preparati. Quindi la farina setacciata con il lievito, mi raccomando che sia setacciata anche un paio di volte, questo consente alla farina di recuperare un po' di aria e di ben distribuire il lievito in modo che la sua azione poi sia uniforme. Andiamo ad aggiungere lo zucchero, andiamo ad aggiungere il burro reso morbido o tagliato a tocchetti ed infine l'uovo intero. E allora procediamo lavorando semplicemente ed impastando semplicemente con le mani. E procediamo alla conclusione del dolce. Quindi spostiamo la nostra tortiera. Ecco perché vi avevo consigliato di imburrarla prima, per essere già pronti, e distribuiamo 2/3 di questo preparato sulla superficie della tortiera. Dopodiché procediamo con la farcia, quindi anche con le mani se si desidera, con un cucchiaio se si è un pochino meno sicuri,
così, anche grossolanamente, non è importante che sia perfetta la lavorazione, anzi, il dolce in questione è un dolce imperfetto, è un dolce un po' grossolano, che però nel suo essere così poco elegante in realtà restituisce poi una bontà infinita. Durante la cottura le mele si renderanno più morbide, il cioccolato si scioglierà e sposerà gli altri ingredienti. Perfetto. E ora terminiamo la preparazione andando a coprire la farcia con il resto del briciolame dolce. Ed ora in forno già acceso, statico, 180 gradi per circa 30 minuti. Il dolce è cotto ed è stato sfornato. Ora bisogna di essere raffreddato prima di servirlo. Come potete vedere, la doratura della frolla, del briciolame, è esattamente questa la tonalità che deve raggiungere. Anche un pochino meno se lo desiderate, però è bello che sia bello dorato in questo senso, bello croccante. Aspettiamo appunto che si raffreddi, questo consentirà anche di poterlo tagliare e porzionare più facilmente. Come vi suggerivo prima, il fatto di pulire qui prima di infornare consente poi di sfornare un prodotto pulito, perfettamente pulito. Quindi decoriamo con un po' di zucchero a velo, giusto per dargli quel tocco un po' così più festoso, e terminiamo la nostra decorazione con dei pezzettini di cioccolato fondente che abbiamo tagliato a parte prima, dei piccoli truccioli, così. Un po' grossolani, come è grossolano l'aspetto in un primo momento di questo dolce, ma vi assicuro che vi sorprenderà con la sua bontà. E buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Per questa ed altre ricette visitate il sito ricette.pampanorama.it.